Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro dei nostri incontri con il nostro uomo da Milano in collegamento con noi, Simone Zappacosta. Ciao Simone. Ciao Barbara, ciao a tutti. Simone, anche oggi abbiamo un sacco di cose da dire, soprattutto sulla musica, diciamo così, la musica giovane, la musica di cui ti occupi tu, si chiama in tanti modi, c'è la musica urban, c'è il rap, c'è il trap, ci sono tante cose e molto, che mi insegni, eccomi, che sto imparando, grazie anche a te e a questi fantastici artisti che ci presenti ogni settimana. Oggi ci racconti qualcosa di più di un artista molto noto sulla scena, appunto. Tra l'altro lui, sulla scena urban, lui definisce la sua musica trap house jazz. Si chiama Masego e tu sei andato a vederlo nel suo concerto milanese. Sono stato al suo concerto milanese, questa volta rispetto alla settimana scorsa era un vero concerto e non un listening party, quindi si è suonato e si è ascoltata la musica, suonata live. Sì, tra l'altro ecco, stanno andando le immagini in questo momento, non l'ascoltiamo, però si vede proprio Masego che suona. Tra l'altro suona il sax non solo perché è un po' l'istrumentista, questo giovane artista. Sì, lui è un artista americano, Micah Davis è il suo nome, ed è figlio di un giamaicano che si è trasferito in America, è sposato una ragazza americana e lavorava nell'esercito, quindi lui, Micah, ha passato la sua infanzia tra una base militare e l'altra, apprendendo sia gli strumenti musicali, ma tutti i generi musicali che c'erano, che poteva apprendere. Lui è polistrumentista, suona di tutto ed è influenzato da tutti i generi musicali. Infatti, come hai ben detto tu, Trap House Jazz è il nome anche della sua etichetta discografica e rappresenta proprio l'unione di diversi generi musicali che caratterizzano la sua musica. Ecco, tra l'altro le immagini mi sembra proprio portino a un concerto molto festoso. Lui è coloratissimo, la scena è coloratissima. Ti sei divertito, Simone? Ovviamente mi sono divertito e il concerto è veramente molto bello ed interessante anche perché ha un ritmo serratissimo. Non si fermano mai, cambiano traccia dopo traccia, senza pause, suonano continuamente, è proprio una festa della musica, è bellissimo. Dove è stato il concerto? Il concerto è stato al Fabric, che è un club relativamente giovane di Milano, che è molto importante perché proprio porta nella sua programmazione questi tipi di eventi, che in realtà in Italia non è così facile trovare, anzi. Tra l'altro, ecco, questo tipo di musica mi raccontavi anche, diciamo, fuori onda, prima questi artisti non facevano tappe in Italia. Esatto, questo periodo storico, appunto, anche collegandoci a quello che abbiamo raccontato la settimana scorsa, a mia opinione, ma è un po' un dato di fatto, è molto importante perché la musica urban, che è famosissima da tutte le parti, soprattutto in America, appunto dove viene Masego, sta trovando spazio anche in Italia, cosa che prima gli artisti famosissimi d'oltreoceano, di comunque tutto il mondo, venivano qui solo se erano delle mega pop star o delle rock band alla Rolling Stones. Invece adesso Milano, soprattutto, ma anche altre parti d'Italia, sono presenti nella mappa di questi artisti più urban che vengono qui a fare i loro eventi. È una cosa molto importante. Bene, questo è assolutamente molto importante, vuol dire che si sta muovendo qualcosa e soprattutto vuol dire che il mercato italiano comincia a essere, diciamo così, appetibile per questo tipo di artisti, questo settore musicale. Lui, insomma, comunque, Masego è uno dei grandi di questo di questa scena, nuova scena musicale. Tra l'altro lui nel 2022, insomma, è stato al famosissimo
Coachella Festival, che è proprio è un, come dire, come un marchio, no? Di qualità, di bontà, garanzia di qualità. Sì, ma addirittura lui ha dei brani con 500 milioni di stream su Spotify, quindi è un personaggio veramente importante dal punto di vista musicale. Ed è bello che abbiano gli artisti come lui abbiano spazio per esibirsi qui e farsi vedere anche dal pubblico italiano, che, ripeto, a parte le mega pop star, per sentire questo tipo di artisti urban prima si doveva andare in Francia, in Germania, in Inghilterra, invece adesso possiamo vederceli qui a casa. Senti, a proposito di questa ventata di nuovi artisti, no? Ricordiamo che tu lavori nel settore. Sì, e sì, sì. Ci segnali ogni tanto, chiaramente, ci segnali insomma delle novità che riguardano te e la tua etichetta in primo piano. Certo, come ventata di aria fresca, chi più di me che lavoro con gli artisti emergenti e cerco di farli scoprire al pubblico italiano può dire la sua. E infatti questa settimana, l'8 marzo, venerdì 8 marzo, uscirà un nuovo singolo di Alex che il pubblico ha già potuto conoscere qui perché ne abbiamo già parlato. Sì, cioè è andata già la nostra regia, tra l'altro, qualche puntata fa ha proposto, no, un singolo che era uscito da pochissimo di Alex, tra l'altro molto apprezzato. Ecco, mi dicevi, ne esce un altro. Ne esce un altro, si chiama Cinico, 500 giorni insieme. Che vediamo parla... anche la copertina, ecco che sì. La regia ci fa vedere anche la copertina del singolo. Vai, vai. E questo singolo è interessante perché parla di una storia d'amore che è finita, e però prende coscienza in maniera abbastanza matura della fine della storia e analizza un po' i suoi passi e la metabolizza, quindi è abbastanza anche impegnato come testo. Sì, tra l'altro in una giornata che è emblematica, esatto, è casuale. La festa della donna. No, non è casuale. Non è casuale. È studiato. Bene, bene, giustamente. E tra l'altro, ecco, parlaci un po' di Alex, di quest'artista così giovane. È un artista giovanissimo perché ha appena iniziato l'università, è al secondo anno, studia lettere, quindi è giusto che i testi che fa siano abbastanza impegnati e profondi. E questo progetto qui è caratterizzato un po' dai suoni R&B, diciamo. Sono più black, che non è scontato per una ragazza della sua età andare a prendere dalle sonorità più black. No, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Ed è un percorso che una stiamo scelta, lavorando. Una scelta abbastanza, diciamo, una scelta abbastanza caratterizzante per un artista. Sì, assolutamente sì. Che sta trovando anche un discreto riscontro, perché appunto la musica R&B è molto apprezzata. E avere degli artisti che la portano in chiave moderna, perché ovviamente poi è tutto rilavorato e attualizzato, è molto interessante. E siamo contenti bene. Noi di lavorare a questo progetto così. Molto bene. Senti, allora io ti chiedo a questo punto se nella prossima settimana riusciamo ad avere insieme a te anche Alex, magari potremo cominciare a vederci anche con i tuoi artisti, o magari se può mandarci un video per i nostri telespettatori. Che ne pensi? È un'ottima idea, si può fare. Ci lavoriamo. Bene, bene. Bene, ci lavoreremo. Senti, allora mi dicevi il tempo di Milano ha fermato molti eventi, perché è stato un tempo climatico, dico un clima sì. pessimo in questi sì, giorni. Sì. Piove da una settimana, però, costantemente. Ecco, piove costantemente. Del resto, come dicevano gli antichi, caro Simone, l'acqua che non è piovuta in cielo sta, e quindi prima o poi dovrà scendere. Per nostra fortuna anche, per forza. Ne avevamo bisogno. Chiaramente. Però, diciamo, speriamo che questa pioggia faccia qualche pausa, così che tu possa andare a scovare qualche
qualche nuovo evento da raccontare ai nostri telespettatori, ai nostri amici di pomeriggio, per la prossima settimana. Certo, sì, sì. Vado a caccia. Vado a caccia di eventi. Vai a caccia. Il nostro cacciatore di eventi da Milano. Molto bene. Senti, allora io ti direi che potremmo chiedere alla regia di mandare proprio qualche un minuto così di del concerto di Masego che sei andato a vedere proprio per di pomeriggio. E con te ci vediamo la prossima settimana per un nuovo evento. Vediamo se riusciamo a avere ospite anche Alex o uno dei tuoi artisti. E ti saluto qui. Va bene, grazie mille, alla settimana prossima. Ciao a tutti. Grazie quindi al nostro Simone Zappacosta che da Milano ci racconta tutti gli avvenimenti che accadono nella grande metropoli, e con lui ci vediamo la prossima settimana.